Io però adesso voglio sentire l'applauso per i miei ragazzi. Signori, Andrea Piva la batteria! Paolo Rinaldini al basso. Andrea Giova alla chitarra. Gabriele Cambrini, fisarmonica e tastiere. Salutiamo anche la famiglia Gabriele. Ci abbiamo Ale che era 20 anni che non veniva, suo figlio, è grande adesso, un grande giocatore di tennis, ha vinto il primo torneo, vero? Se non sbaglio, è il terzo, sono rimasto indietro loro. Oh, Alessandro, scusa, scusami. E là, guardate, alzati in piedi Ale, dai, alzati. Eccolo là, Alessandro Cambrini. Giuseppe Bissoni, il sax dell'amore, sentite le fan, sentite. Stefano Zizza, clarinetto, sax, soprano e pilota della nave della Batmobile qua. Complimenti Stefano. E poi vorrei sentire un bel applauso per mia moglie, Novella Vandi. Grazie. Volevo anche ringraziare e salutare la nostra agenzia, Agenzia Leardi di Renzo Leardini, che abbiamo qua con la sua signora Marina. Volevo salutare e ringraziare il nostro punto vendita, Biagio e la Mirella, che dopo 2 anni sono tornati al loro punto, al loro diciamo punto vendita, no, ma al comando dei loro bauli là, perché loro sono proprietari di quei bauli, se li portano da casa, hanno un tir per venire, si caricano tutti i bauli. Ciao ragazzi, è bello vedervi lì, vi abbiamo lasciato al buio stasera, ma è lo stesso perché non si poteva montare il gazebo, però mi raccomando, se magari prima di andare via volete andare a trovare, ci farebbe molto piacere. Avete notato questo ragazzo qui, Andrea Giova? Allora, lui è entrato nel gennaio del 2020, o ha portato sfiga lui, perché abbiamo fatto la bellezza di 16 serate tra gennaio e febbraio, e poi il 22 febbraio è successo tutto quello. Però devo dire che quando ci siamo fermati ho detto vabbè, è pochissimo che è con noi, chissà quando ripartiremo. Lui è un grande musicista come tutti, però non aveva quel feeling con noi come può aver Paolo, che è 16 anni che è qui, Giuseppe 26 anni, Gabriele 34 anni, cioè è una famiglia che ormai ci conosciamo bene, basta guardarci. Lui giovanissimo così, comunque anche Andrea Piva va sui 5 anni, bravo bravo Andrea. E invece no, e invece lui ha respirato subito un'aria di famiglia con noi, ci ha aspettato ed è ancora qua, e posso assicurarvi che noi siamo felicissimi, tutta l'orchestra dei miei ragazzi, siamo felicissimi di avere un musicista come Andrea, anche perché ci ha portato ancora la voglia di esplorare la musica. E allora, visto che lui è un po' rocchettaro, ragazzi, lo facciamo sfogare un attimino, cosa dite? Allora, facciamo così, introduciamo questo momento perché lui è un amante di Vasco Rossi. Voi conoscete le canzoni di Vasco Rossi? Cioè, se io faccio... Cos'è questa? Le sapete le parole? Adesso vediamo, Respiri piano per... un po' più di impegno ragazzi, diventi rossa sei fantastica quando sei sorta. Problemi dai, nei tuoi pensieri ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farti guardare. Con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, con i libri di scuola ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Ci vogliono le mani qui, così. E quando guardi con quegli occhi
forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano d'una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Andrea Giova! Timido, e cosa devo fare? Adesso ti lancio, no, perché di solito no, lo lancio, perché lui dopo che ha fatto questa cosa, no, si gasa e vorrebbe suonare ancora, no? E allora noi chi se ne frega, lo facciamo suonare ancora. Trifo! Ah, addirittura lui, oh! Fategli l'applauso, ragazzi! Gabriele Cambrini, bravi, i giovani danno una grande energia.